promuovere l'eccellenza degli studi presso l'Ateneo Estense, ma anche la ricerca. E questo è l'obiettivo dell'Istituto Universitario di Studi Superiori IUS Ferrara 1391, il cui anno accademico è stato inaugurato il 1 marzo nell'aula magna del Rettorato. Per l'ottavo anno, essendo stato fondato nel 2005, concelebriamo le attività promosse e organizzate dall'IUS, dedicando adesso una giornata, lo IUS Day, anche con la volontà di sottolineare l'importanza fondamentale che riteniamo debba essere assegnata alla formazione post laurea o comunque di eccellenza nell'ambito delle attività poste in essere dalle università, tanto più se università pubblica. L'Ateneo Estense da una ventina d'anni si è trasformato in un ateneo di ricerca e quindi in Italia è diventato un ateneo competitivo dal punto di vista della ricerca, e questo è importante, è uno tra i 4-5 sempre nelle classifiche tra i primi, cosa che abbiamo ottenuto negli ultimi 20 anni con un lavoro costante, creando delle condizioni di lavoro buone per chiunque è in grado di fare ricerca. Questo è stato l'obiettivo di tutti quanti all'amministrazione dell'Università di Ferrara da una ventina d'anni fa. Tra i temi all'ordine del giorno, i criteri di valutazione della ricerca scientifica condotta all'interno delle università, di cui è responsabile l'ANVUR, agenzia costituita nel 2010 nell'ambito della riforma Gelmini dell'università e che ha iniziato ad operare nell'aprile del 2011. La valutazione della ricerca, nel senso comunemente accolto in questo momento storico in Italia, presuppone la finitezza delle risorse e quindi viene assunta come criterio di orientamento delle scelte soprattutto di tipo economico-finanziario. È necessario conciliare esigenze scientifiche ed esigenze economiche e finanziarie e tuttavia, ha spiegato il rettore, un progetto per il futuro dell'università non può essere determinato unicamente dalle contingenze politiche ed economiche del momento. Il disegno del sistema universitario nazionale, che reggerà le sorti del futuro della formazione e della ricerca in Italia, non dovrebbe affondare le proprie radici nella contingenza di un governo, istituzionale o economico che sia, o di una crisi economico-finanziaria. Dovrebbe cercare di guardare avanti in un'ottica di non breve durata e soprattutto avere una dichiarata, condivisa e consapevole progettualità sul ruolo che la nostra nazione intende assegnare al sistema universitario pubblico. Nel corso della cerimonia, oltre alla premiazione delle migliori tesi di dottorato, è stato anche conferito il titolo di professore emerito al professor Pietro Dal Piazza, fisico insigne e già rettore dell'Università di Ferrara. Mi fa molto piacere, sono molto, molto orgoglioso del titolo di professore emerito che mi hanno dato, perché mi permette di continuare a lavorare senza impegni amministrativi, forse potrò fare ancora qualcosa. Che cosa si può fare di più oggi per la ricerca nell'Ateneo Estense? Aiutare i giovani ad avere autonomia di ricerca, questo è il punto più importante. Si fanno più stretti i rapporti tra Università di Ferrara e mondo della cooperazione. L'Ateneo Estense e la Lega Provinciale delle Cooperative hanno firmato in febbraio un protocollo d'intesa che prevede l'avvio di collaborazioni sul piano della didattica, della ricerca scientifica, ma anche del trasferimento tecnologico. Obiettivo principale è creare opportunità per i giovani universitari anche attraverso le aziende cooperative. In parallelo alla firma di questo accordo, l'Università apre infatti alla possibilità che i cosiddetti spin-off, aziende che nascono dalla ricerca scientifica, assumano forma cooperativa. Questa è un'ulteriore opportunità che si offre partendo da quella che è la nostra attività principale, istituzionale, la didattica e la ricerca, che guardano all'opportunità di sviluppo di questo territorio che riteniamo, soprattutto in una fase come questa, ne abbia anche molto bisogno. Tra i capitoli principali dell'intesa c'è l'orientamento post laurea che potrebbe favorire l'inserimento lavorativo dei giovani laureati del nostro Ateneo nel mondo delle aziende cooperative. Stimolare la curiosità nei confronti del modello cooperativo, che può essere appunto una forma di autoimprenditorialità in uscita dall'università, che consente di aggregare le competenze anche appunto di chi ha un livello di formazione elevato e di proporsi sul mercato per svolgere servizi perché non innovativi. Capire la mafia è il titolo dell'iniziativa organizzata per venerdì 9 marzo alle 11.30 presso la sala consigliare del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Ferrara. Ne sarà protagonista Nando Dalla Chiesa.
Prosegue al Polo Chimico Biomedico Uni Junior. I professori universitari salgono in cattedra per bambini e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Prossimo appuntamento sabato alle 15 e alle 16.30 con la genetica, la geologia e l'ingegneria, naturalmente spiegate ai bambini. Lunedì alle 11 presso la sede dello IUS Ferrara, conferenza su Il nome di Ulisse con Carles Miralles dell'Università di Barcellona. Martedì 13 Marco Magri, docente dell'Università di Ferrara, terrà un seminario su mafia e appalti. La conferenza fa parte di un ciclo organizzato dal Laboratorio Interdisciplinare di Studi sulla Criminalità Organizzata del nostro Ateneo.